Il carcere come rimedio estremo, quando insomma non se ne può proprio fare a meno. Nell'ambito del ciclo di incontri Diamoci una chance, quale giustizia promossi a Lecco da Caritas Ambrosiana e dal Comune Capoluogo, la sala conferenze della Camera di Commercio ha ospitato un confronto sulle pene alternative, una riflessione attuale considerato anche lo stato di sovraffollamento delle carceri italiane. Per tutelare correttamente i diritti dei detenuti e in modo correlato esigere doveri e responsabilità da parte dei detenuti, è necessario che vengano messi in una situazione di vivibilità all'interno delle carceri, quindi una riduzione del numero dei detenuti. Il carcere deve essere un'estrema ratio, cioè quando effettivamente si tratta di soggetti che siano socialmente pericolosi e che possano commettere gli altri reati gravi. Abbiamo poi una grande possibilità di risorse che ci vengono dagli enti locali, dal volontariato, purché vengano messe a loro disposizione le risorse per poter realizzare tutto ciò che serve per contrastare ulteriori atti di devianza. È necessario quindi che le strutture carcerarie siano dei luoghi in cui venga rispettata la dignità umana e in cui sia possibile promuovere la personalità dei detenuti. Al contempo è necessario però che il sistema penale, il sistema di giustizia penale funzioni. La giustizia deve avere dei tempi certi, dei tempi rapidi, in modo che vengano tutelate le vittime e in modo che gli stessi imputati non si sentano delle vittime innocenti. La giustizia riparativa può essere implementata in questo momento sotto molti punti di vista, perché nonostante sia stata introdotta ormai da 20 anni in modo informale nel sistema penale minorile, per quanto riguarda gli adulti siamo ancora agli albori. È molto diverso da, per esempio, tutta una serie di misure ai quali i giudici possono ricorrere, come i lavori di pubblica utilità, che hanno funzioni completamente diverse.